Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo gameplay di The Room, l'episodio 9. E anche se ci aspettavamo che finiva nell'episodio 8, beh, possiamo dire che sarà molto lungo questo gioco. Allora, l'ultima volta noi siamo arrivati al piano. Come vedete, già ho fatto questo enigma perché prima di registrare stavo provando una cosa. Sì, stavo suonando, stavo provando a suonare qualcosa di carino. E ho premuto due tasti che riguardavano l'enigma e ho risolto l'enigma. Però più che altro non è successo niente, si è aperto solo uno sportello dove dobbiamo inserire una moneta. O almeno così sta scritto. Ora noi andiamo a dare una controllata alle altre cose e vediamo cosa dobbiamo fare. Allora, le ultime cose che abbiamo fatto. Aspetta, qui c'è qualcosa. Forse dobbiamo passare questo? Sì, dobbiamo passare questo. Allora, come vedete, stiamo andando avanti e dobbiamo concludere almeno la parte esterna di questo tavolo. E poi credo che dobbiamo comunque completare la cassa e vedere dove ci porterà. Comunque, come vedete, qui ci sono tre simboli. Sono gli stessi pallini che c'erano, se non mi sbaglio, qui, perché mi ricordavo. Forse dobbiamo mettere gli stessi pallini che ci sono qui. Andiamo a vedere. Forse. Allora, il primo pallino dovrebbe andare sul triangolo. Ok, perfetto. Ora dobbiamo vedere dove vanno questi altri due. Cioè, andiamo a controllare. Allora, dobbiamo inserire il secondo simbolo che già abbiamo visto qualche volta, se non mi ricordo male. Sì, abbiamo cioè, incontrato parecchie volte. Ora vediamo il terzo che simbolo è. Non si vede un cazzo. Allora, è tipo una S con strane cose all'interno. Ok. Allora, eccola. Portiamo questa alla S. È successo qualcosa. Ok, abbiamo trovato la moneta. Una moneta, oggetto trovato. Allora, possiamo inserire la moneta qui. O almeno credo. Probabilmente per forza servirà qui. Allora, prendiamo la moneta e inseriamola. Vediamo cosa succede adesso. C'è un pulsante. No, ho sbagliato. Ah, quindi dobbiamo fare stessa melodia che fa lui. Ma sembra. No, sbaglia! Porco Giuda, non mi picchiare. Guarda quanto è brutto quando suona tutto il pianoforte forte. Ti fa cagare di sotto. Dobbiamo fare prima questo, questo, poi quello. Ok, perfetto. Dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5. Ora. Tutto sto casino? Mi sono dimenticato probabilmente quale pulsante premere, ma va bene. No, dobbiamo fare questo ogni volta? Senti, devo smettere di premere tasti a caso. Sto facendo un sacco di danni in questo momento. Eppure è semplice questa cosa. Allora, 1, 2, 3, 1. Ok, fino adesso ci sono. Ok, dobbiamo premere questo. Poi questo. Non mi ricordo. Ok, mi sono ricordato, fortunatamente. Ok, dobbiamo premere cose a cazzo. No, cioè no a cazzo, nel senso che dobbiamo fare quello che dice lui. Fortunatamente due tasti, quindi non mi sono dimenticato questi tasti. Vediamo cosa sta succedendo adesso. Ah, sono delle maniglie. Abbiamo due maniglie adesso, non so a cosa servono.
Allora, una maniglia di ferro. Ok, perfetto. Serviranno a qualcosa di utile. Aprire un cassetto, probabilmente. Vabbè, per adesso continuiamo. Allora, noi l'altra volta abbiamo aperto con la chiave questa qua e con la stella abbiamo messo sto oggetto. Però non so cosa dobbiamo fare. Se non mi sbaglio, è anche collegato con l'altra parte. Che l'ultima volta che ho visto che ho spostato questo, se non mi sbaglio, è cambiato anche qui. E infatti. Solo che cosa dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo inserire questi due simboli all'interno di questi, forse? Cioè, dobbiamo vedere, non ho capito molto bene. Allora, uno è simbolo tipo un occhio e ci sono le note all'esterno. E uno sembra una macchia, poi mo vediamo. Allora, se non mi sbaglio, per risolvere l'enigma dobbiamo spostarci di qui. Solo che non ricordo cosa. Ok, c'è questo simbolo. Cioè, non ho capito cosa dobbiamo fare di preciso. Boh, aspetta, ora proviamo a girare questi. Mettiamo tipo questo. Ok, ci siamo. No, abbiamo inserito questo. E proviamo a portare sopra questo. Vediamo se è successo qualcosa. Ah, forse ho capito. Allora, di qui dobbiamo inserire. Alla freccia in basso a sinistra dobbiamo inserire questo qui. E quella invece in basso a destra dobbiamo inserire quella melodia. Quindi inseriamo prima quella che me la ricordo bene ormai. Quindi passiamo di qua, senza guardare l'aiuto. Cerchiamo di fare da soli. Allora proviamo. Allora, non è questo. Non è nemmeno questo. È questo. Proviamo. Aspetta, se no dovrei ricordare anche l'altro. Aspetta. Ok, perfetto. Proviamo a inserire anche questo. Forse me lo ricordo. Non è questo, per niente. Allora, dobbiamo trovare quel simbolo strano. Però dovrei ricordarmelo. Ok, sì, mi sono ricordato bene. Abbiamo fatto qualcosa. Si sono abbassati queste cose. Forse dovrebbero andare queste. Ok, mi sbagliavo. Aspetta, forse proviamo a girare di nuovo questo per vedere se riusciamo a fare qualcosa di utile. Ok, non so cosa sta succedendo. Sì, ok, forse dobbiamo premere questi sono pulsanti, credo. Sì, sono pulsanti. Clicchiamoli e vediamo cosa succederà adesso. C'è un codice. E questi sono delle luci. Aspetta, questo è il colore quando dobbiamo usare l'oculare. Infatti, dobbiamo capire che numeri sono. Ok, no, dobbiamo, credo, girarli. No, dobbiamo comprendere i numeri. Che cazzo è? Non capisco una beata mia. Aspetta, questo è un pulsante forse. Sì, ok, è un pulsante. È un 3 quello. Si vede da. Ok, è un 3. Non credo che sia questo. Forse è questo. Ok, ora abbiamo il codice 573. Molto semplice questa cosa. Allora, dobbiamo inserire qua il C. Dobbiamo andare all'incontrario. Allora, dobbiamo inserire il 5. Qui dobbiamo mettere il 7. 5, 7, 3. Era meglio se facevo l'incontrario, però vabbè, ormai già siamo qui. Sì, vabbè, girati. Mi stiamo andando in confusione. Oggi sto giocando manco una merda, credo. Cioè, sto giocando abbastanza male. Soprattutto quello con la musica. È stato molto divertente quello che ho fatto. Ma sbagliavo tutti i pulsanti a cazzo. Ora c'è qualcosa qui. Che cazzo è? Ci sono dei pulsanti? No, forse dobbiamo spostarli, usare questi. Fare qualcosa di interessante? No, niente. Aspetta, forse vanno qui dentro? Oh mio Dio, ormai sono diventato un genio. Ok. Ora cosa dobbiamo fare? Girare queste chiavi? Sì. Poi?
Ok, dobbiamo mettere l'oculare. Come al solito. Forse dobbiamo inserire questo così. E infatti, ora dobbiamo inserire questi quadrati all'interno. Ok, sembra facile, abbastanza facile. Allora, proviamo a inserire un altro all'interno, girando solo questa chiave. Ok, uno già c'è all'interno. Vediamo se così si sblocca un altro quadrato, infatti. Allora, mettiamo quest'altro. Ok, inserito. Probabilmente ora dobbiamo usare la chiave, quella di sotto, in basso a destra. Probabilmente, per inserire gli altri comunque quadrati. Aspettate un attimo. È un po' incasinato sta cosa, ok. Ora inseriamo l'ultimo. Che se non mi sbaglio dovremo sempre girare questa chiave. Sì, infatti. Dovrebbe essere così. Vediamo. Sì. No. Ok, ora sarà. Sta sopra, giustamente. Dovremmo. Allora, pensiamoci bene. Dovremmo girare questa, forse. Ok, il quadrato si trova lì. Dovrebbe andare così, proviamo. Giriamo anche questa chiave. No, dobbiamo girare l'altro verso. Proviamo. Dovrebbe andare così se non mi sbaglio. No. Allora dobbiamo ritornare un attimo indietro. Cioè dovevo vedere dove sta di preciso. Ok, sta qui. Dobbiamo. Come possiamo portarlo all'altro lato? Proviamo così. Ok, qua lo troveremo qui, probabilmente. Dovrebbe andare così, o almeno spero. No, ho fatto un'altra volta la cagata del giorno. Ok, questa parte è abbastanza difficile. Difficile, difficile. Allora, dobbiamo ragionarci. Proviamo a metterlo così. Così, portiamolo un attimo davanti che devo vedere di preciso dove sta. Ok, forse dovrebbe andare così. Aspetta. Proviamo un attimo. Ok, ci sono riuscito, perfetto. Abbiamo risolto un altro enigma. Vediamo cosa succede adesso. Possiamo staccare questo oculare di merda. Ok, no. Comunque, abbiamo trovato questo oggetto, una gemma rossa su una pietra. No, una piastra di ferro. Comunque, ragazzi, abbiamo risolto parecchie cose. E credo comunque siamo quasi arrivati alle ultime cose, o almeno credo. Cioè, per forza, che abbiamo risolto molti enigmi. E sicuramente le ultime cose saranno tipo completare ste pietre. Perché ora che sto notando, la pietra dovrà andare qui. Comunque, dai, ci fermiamo qui. E ci vediamo nel prossimo episodio. Sperando che comunque riusciremo a completare questo gioco e completare comunque il nostro primo la nostra prima serie insieme. E speriamo bene che riusciremo a finirlo almeno nel prossimo episodio. Va bene, ragazzi, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti!